partita un po' strana, nel senso che siamo partiti bene, prendendo subito il dominio del campo, abbiamo palleggiato perché c'era quello da fare, sapevamo che Trapani sarebbe venuto qui molto chiuso, quindi abbiamo girato bene il pallone, abbiamo cercato di tenere il possesso palla velocemente per trovare queste verticalizzazioni senza creando più di tanto, però eravamo lucidi. Poi a un certo punto abbiamo completamente perso la lucidità e ci siamo innervositi e abbiamo perso il controllo della partita, controllo di noi stessi. E questo è quello che è successo. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto male, abbiamo concesso campo al Trapani, poi nel momento in cui loro dovevano vincere per forza la partita, abbiamo avuto 4-5 palle gol clamorosamente sbagliate e purtroppo non puoi sbagliare quelle palle perché poi, come succede nel calcio, spesso vieni punito. Però adesso è inutile rimuginare, è inutile pensare a quello che è successo, rimane una partita, dobbiamo andare a Venezia a vincere. È un connubio di tante cose, a mio avviso. È mancata lucidità nelle gambe sicuramente perché comunque i ragazzi vengono da 10-11 partite in 40 giorni, quindi diventa veramente dura. E forse un po' di paura, di timore, di frenesia, queste sono squadre che ti innervosiscono e non ti lasciano giocare e abbiamo perso quella lucidità che serviva. Il rammarico più grande è che purtroppo le palle gol ce le ha avute, anche clamorose, quello era il rammarico più grande. Diciamo che la nostra posizione è più o meno come quella di prima, con la differenza, cioè nel senso che è sempre il destino nelle nostre mani, siamo consapevoli del fatto che dobbiamo andare a vincere a Venezia e non ci sono altre alternative, non dobbiamo fare calcoli e dobbiamo fare una grande prestazione, dare tutto quello che abbiamo e dobbiamo andare per vincere, basta. E come si prepara mentalmente Come si prepara? Senza pensare a quello che è successo, come se fosse una finale, è una finale a tutti gli effetti. E quindi, ripeto, la cosa migliore da fare in questo momento è cancellare quello che è successo, sia a lungo termine che a breve termine, quindi anche stasera, e concentrarci sulla gara, sulla partita e dare tutto quello che abbiamo.